Carabinieri, polizia e finanza, per loro ma non solo, un'unica cerimonia di festa, il 2 giugno, giorno della Repubblica. L'imperativo che parte da Roma è quello della sobrietà e dettagli alle spese. Così in una nota espressa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta ha disposto su analoga indicazione del Capo dello Stato la ridefinizione delle modalità di celebrazione degli anniversari delle singole forze armate e dell'ordine. Niente più festeggiamenti il 18 maggio per il 161° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Annullata la festa dell'Arma dei Carabinieri prevista per il 5 giugno. Stop anche per la Guardia di Finanza che aveva fissato il proprio appuntamento il 20 giugno. E ancora basta con gli anniversari dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica. Nessuna ricorrenza pubblica per la Protezione Civile e la Guardia Forestale. Fine dei raduni dei Vigili del Fuoco. I programmi erano pronti e invece ognuno rimarrà nelle proprie strutture. Le cerimonie saranno interne e non per strada a contatto con i civili, con la gente. Così avverrà in tutta Italia. La prima festa a porte chiuse è quella di sabato prossimo della Polizia, che ad Agrigento avverrà all'interno della caserma Angelone di via Francesco Crispi. È sempre ad Agrigento per quanto riguarda il 2 giugno, unica festa pubblica consentita alle forze armate dell'ordine, la cerimonia dovrebbe celebrarsi all'interno della Villa Bonfiglio.